all'interno del Conservatorio di Parma, io dico sempre che il Dipartimento di Canto è come un piccolo conservatorio all'interno del Conservatorio, perché richiama studenti da tutto il mondo. I ragazzi che vengono, che sono attratti da questo Conservatorio, vedono che molti dei nostri studenti, immodestamente, riescono poi a fare una carriera notevole. Non solo vincono concorsi, ma poi vedono aperte anche le porte di molti teatri. Vi sono tutte le aule dove si svolgono le lezioni, non solo di canto naturalmente, ma anche di strumento. Stamattina abbiamo fatto delle prove con vari ragazzi, riuniti tutti nell'aula Verdi, che è una delle nostre aule più grandi. Sono un tenore, sono venuto da Corea. Ho deciso di provare qui l'esame d'ammissione, quindi sono contentissimo e ho migliorato molto. Da piccolina ho iniziato con la danza classica per poi approcciarmi all'età di circa 13 anni al pianoforte. Ho deciso poi di proseguire gli studi liceali al liceo musicale, dove ho scoperto il mondo del canto lirico, e da lì è stato amore, perché da che l'opera non era sicuramente una delle mie principali aspirazioni, man mano questo amore è cresciuto e adesso ne voglio fare sicuramente il mio lavoro e la mia professione principale. Una mia giornata tipo inizia venendo in conservatorio, faccio una lezione con il mio maestro, faccio i vocalizzi, mi concentro sulla tecnica e poi lavoriamo sul repertorio e sulle arie. Il Conservatorio di Parma, per quanto riguarda il canto lirico, è molto ambito, quindi abbiamo un numero grandissimo di persone che vorrebbero essere ammesse. L'anno scorso, per esempio, vi dico solo questi numeri, abbiamo avuto 380 domande e sono riuscite a entrare solo una 40-45 persone, quindi capite che la selezione è veramente dura. Proprio questi numeri così elevati ci fanno capire che, contrariamente a quanto si pensa, la lirica, il canto lirico è ancora un desiderio di molti giovani, da parte di tutto il mondo. Spero che possa far breccia nel cuore di un giovane, perché l'opera è un mondo tutto da scoprire, un mondo che in realtà ci insegna più di quanto non ci si immagini. La voce è interna a noi, per cui tutti possiamo cantare in qualche modo, però per affrontare una carriera di un certo tipo occorrono tantissime cose insieme, come dicevo prima, la preparazione tecnica, la preparazione musicale, la salute e la voglia di impegnarsi.